Andiamo ora a vedere qual è stato il contributo indiano alla matematica. Fondamentalmente, due motivi per cui la storia della matematica indiana è più importante della storia mondiale della matematica sono l'invenzione dello zero e il suo utilizzo nel sistema posizionale moderno e la trasformazione dal metodo trigonometrico greco della corda al metodo trigonometrico moderno dei seni. I primi testi in cui si tratta matematica sono i Sulva Sutras, che sono cinque testi diversi, che hanno appunto tutti questo nome, Sulva Sutra e poi vari aggettivi per differenziarli l'uno dall'altro, che sono testi del primo millennio avanti Cristo. Ci sono varie versioni diverse, sono tutte scritte in versi, che è appunto il metodo classico di scrittura indiana, cioè sono raccontati come dei poemi, in un certo senso, anche i testi più tecnici. All'interno del Sulva Sutra sono presenti elencati alcuni triangoli rettangoli particolari, come il classico 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 12, 35, 37, e viene detto anche che questi sono dei metodi per trovare degli angoli retti, e quindi sono visti proprio come metodi per tracciare, tendendo appunto le corde, degli angoli retti. Viene poi anche citato il teorema di Pitagora in una versione leggermente diversa da quella a cui siamo abituati. Ovviamente è esattamente lo stesso teorema, però è curioso che non si parli di un triangolo rettangolo, ma si parla di un rettangolo. Il teorema di Pitagora, versione indiana, è il quadrato costruito sulla diagonale di un rettangolo è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due lati. Ovviamente esattamente la stessa cosa, però viene citata la diagonale del rettangolo, anziché il triangolo rettangolo. Ci possono essere stati influssi babilonesi in queste cose? Può essere, non si sa. Una cosa molto interessante è che anche gli indiani, così come i babilonesi, e così come i greci avevano un'algebra geometrica, ovvero riuscivano a tradurre problemi algebrici in problemi geometrici e risolverli in questo metodo. Una cosa particolarmente interessante è il metodo per costruire un quadrato di area uguale al rettangolo ABCD. Quindi si ha un rettangolo e si vuole trasformare questo in un quadrato, che è ovviamente il problema greco, che abbiamo già visto, di fare la media geometrica dei due lati. I greci abbiamo visto com'è che lo affrontavano fondamentalmente costruendo un semicerchio il cui diametro fosse la somma dei due lati e prendendo l'altezza, ovvero la perpendicolare a questo diametro, passante per il punto di congiunzione tra i due lati. E questo, tramite le applicazioni del teorema di Pitagora, fondamentalmente si riesce a far vedere che questa qua è l'altezza del triangolo rettangolo iscritto e ha come valore esattamente la media geometrica di quei due lati. Quello che fanno gli indiani è diverso, ovviamente, poi come vedremo nella dimostrazione, fondamentalmente il principio di base sotto è lo stesso, ovvero si utilizza il teorema di Pitagora per dimostrare questa cosa, ma è interessante che è un procedimento di tipo diverso. Quello che viene fatto è costruire il quadrato ADF all'interno di ABCD, ovvero, come in realtà viene detto nel testo, riporta il lato più piccolo sul lato più lungo. Poi si divide a metà il rimanente dei due lati più lunghi, tracciando una retta, che quindi è l'asse di
CE e l'asse di F, o se vogliamo, passa per i punti medi G e H dei segmenti CE e di F, e si costruisce il quadrato FH IJ esterno al rettangolo. Quindi si è costruito questo altro quadrato. A questo punto si trova il rettangolo di lato minore IJ e lato maggiore la diagonale, cioè, scusate, è diagonale lunga come IG, quindi questa qua è IG, quindi si riporta IG qua, in modo da avere come diagonale esattamente IG, e quindi abbiamo trovato questo lato JK, quindi abbiamo trovato questo rettangolo. A questo punto il quadrato costruito su questo lato, su JK, ha esattamente la stessa area del rettangolo da cui siamo partiti, come ci conferma, cioè l'area di entrambi i poligoni è 18. Perché funziona questa cosa? Cosa c'è sotto? Non l'ho vista, io adesso boh. Sembra una magia, no? Fai questo, fai quello, fai quello. Il problema è che noi modernamente veniamo più convinti dalle equazioni e dalla manipolazione algebrica delle equazioni. Se manipolando algebricamente le equazioni vediamo che poi è un'identità, c'è più evidente, ok, funziona, è quello il motivo. All'epoca in realtà i matematici erano più convinti da questa manipolazione geometrica, perché vedevano che cosa volesse dire. Io finché non sono messo lì, ho detto, ma scriviamoci le cose. Chiamiamo le lunghezze in un certo modo e vediamo che cosa succede, che cosa sta facendo davvero, non me ne sono accorto. Ovviamente, se provassimo a un matematico dell'epoca a fare una dimostrazione del tutto algebrica di questa cosa, facendo vedere con delle formule algebriche, l'effetto sarebbe esattamente il contrario. Boh, che cosa sta facendo? Mi dice che è così, ma chissà perché. Qual è la dimostrazione? In ottica moderna, ovviamente. Chiamiamo A più B il lato maggiore e A meno B il lato minore, quindi ora non si vede più da nessuna parte, questo qua è A più B e questo è A meno B. Allora CE, che è semplicemente la differenza tra il lato maggiore e il lato minore, è esattamente lungo 2B. E quindi metà di CE, GE e GC, sono esattamente lungo B, quindi lungo B anche HF e lungo B anche IJ. Quindi G, anche H è esattamente lungo B, e quindi G è esattamente B più il lato minore che era A meno B, e quindi esattamente lungo A. Quindi questo rettangolo qua ha un lato esattamente B e un lato esattamente A. Abbiamo fatto tutto questo lavoro per trasformarlo in questo modo. Di conseguenza, se consideriamo il triangolo rettangolo IJK, sappiamo che un cateto è lungo B, l'ipotenusa è lungo A, e di conseguenza dal teorema di Pitagora il quadrato costruito sull'altro cateto è semplicemente dato dalla differenza dei due quadrati, A al quadrato meno B al quadrato. Ma A al quadrato meno B al quadrato è esattamente somma per prodotto A più B per A meno B, ovvero l'area del rettangolo da cui eravamo partiti, da cosa torna. Ovviamente ho scelto la notazione A più B, A meno B, perché prima mi sono fatti i conti, ho cercato di capire cosa succedeva, una volta capito cos'è che succedeva, che il trucco era che qua si faceva una differenza di quadrati, mi sono scelto la notazione giusta per scriverla in maniera più comoda. L'epoca dei Sulvasutra c'è l'epoca dei Siddhanta o sistemi di astronomia. Epoca di, appunto, perché ci sono vari trattati, tutti con lo stesso nome, che escono in quel periodo. Questi datano tra la fine del V secolo, del IV secolo e l'inizio del V secolo d.C. e sono dei compendi astronomici scritti in versi, di nuovo, in cui ci sono delle regole segrete, ovvero fai così, fai cos'ha, come esattamente
quella che abbiamo visto prima, no? Costruisci il quadrato, prendi i punti medi e prolunga, costruisci il quadrato, eccetera, eccetera, ma non c'è scritto perché, c'è scritto e poi ottieni questo. E di nuovo qua sono scritti in versi con regole, cioè fai questo, poche spiegazioni e assolutamente nessuna dimostrazione. In realtà in questi, Siddhanta, è possibile che ci sia stata un'influenza greca e precisamente un'influenza alessandrina. C'è qualcuno, anche se non tutti sono d'accordo, tendenzialmente i matematici occidentali tendono a sostenerlo, i matematici indiani sostengono l'indipendenza, eccetera, eccetera, che ci sia influenza alessandrina sui Siddhanta, che addirittura il Paulisha Siddhanta sia stato scritto in realtà da un astrologo di Alessandria, astrologo non astronomo, Paolo di Alessandria. Ricordiamo che quando abbiamo trattato la matematica greca abbiamo visto appunto che nel periodo più tardo si era un po' deteriorata la matematica greca dalla purezza iniziale e non c'erano solo i testi, già Tolomeo non ha scritto solo testi rigorosi, ma ha scritto anche testi più dedicati all'astrologia, in cui appunto la matematica era usata con approssimazione e senza tutto il rigore che Tolomeo usa negli altri testi, appunto. La scrittura di questo testo da un astrologo di Alessandria fa capire appunto che era un testo con un rigore matematico minore. In effetti, nel Paulicia Siddhanta compare esattamente il valore di pi greco calcolato da Tolomeo, il che tornerebbe molto bene con il fatto di appunto essere stato scritto da qualcuno appunto che è arrivato esattamente da Alessandria, che avrebbe letto molto probabilmente i testi di Tolomeo, ovvero viene usato 377 su 120, il valore che Tolomeo ha calcolato o utilizzando il 720 agono regolare. Nei Siddhanta, ovviamente, dato che si tratta di sistemi astronomici, la cosa a cui si è più interessati è esattamente la trigonometria. E la trigonometria inizia a cambiare esattamente qui, perché si passa da quella che era la versione greca in cui si aveva a che fare con l'angolo doppio e la corda, a passare a considerare soltanto metà dell'angolo e metà della corda. Quindi si passa dalla corda alla mezza corda, che viene chiamata Ardha Jiva, mezza corda appunto letteralmente, e dall'angolo al mezzo angolo. Ovvero la funzione corda diventa la funzione seno usata ancora oggi, tranne per un piccolo particolare, ovvero che ancora non si è arrivati a scegliere di normalizzare il cerchio in modo tale che il raggio sia esattamente uno, ma si sono scelte, e in vari testi in realtà vengono scelte normalizzazioni diverse, e scegliendo normalizzazioni diverse ovviamente il valore del seno cambia. Come abbiamo già detto, appunto, da questo termine, Ardha Jiva, poi abbreviato anche in Jiva, viene la parola seno in tutte le lingue occidentali, perché viene tradotto come Jiva, traslitterato come Jiva in arabo e poi interpretato male nella traduzione dall'arabo al latino come Jaib Baia, quindi in senatura sinus. Aryabhata e la Ryabhatiya, qua i testi iniziano a prendere il nome di chi li ha scritti. Aryabhata è un matematico vissuto tra il 476 e il 550 d.C., quindi è immediatamente dopo a tutti gli ultimi greci che abbiamo visto, immediatamente dopo Ipazia, Teone, è più o meno contemporaneo di Boezio, il matematico romano che abbiamo visto che faceva fatto semplicemente un compendio di quello che è successo prima in tutte le varie discipline del quadrivium. Scrive un'opera in versi,
Quello è il classico della matematica indiana, in cui espone regole di astronomia e regole di misurazione. Ed è molto interessante perché c'è un compendio di tutta la matematica indiana precedente. In un certo senso, questo libro è l'equivalente degli elementi di Euclide, ovvero raccoglie tutta la conoscenza indiana fino a quel momento e la sistematizza, la mette assieme. Soltanto che mentre gli elementi si fondano sulla base di un principio logico, ipotetico deduttivo, con delle definizioni, delle regole logiche, delle deduzioni, qua no, perché la matematica indiana è proprio pensata in un modo totalmente diverso. Viene dato molto interesse ai nomi delle potenze di 10, e quindi appunto mentre abbiamo visto che Archimede ha dovuto ingegnarsi per riuscire a creare un sistema per esponenziale, questo in un certo senso nel mondo indiano era abbastanza naturale. Vengono elencati i nomi delle potenze fino alla decima potenza di 10 e vengono date istruzioni per le estrazioni di radici quadrate e radici cubiche. Ci sono poi le regole di calcolo per aree e volumi, come al solito, e come al solito alcune sono giuste, altre sono sbagliate. Ad esempio, viene detto correttamente che per calcolare l'area di un triangolo bisogna fare base per altezza diviso 2, ma viene detto che per calcolare l'area di un cono o di una piramide bisogna fare area di base per altezza diviso 2, anziché area di base per altezza diviso 3. E molte altre di questo tipo. Cioè, molto spesso quelle per i volumi erano sbagliate, probabilmente c'era meno intuizione di cosa succedesse, ma ce n'erano anche alcune sbagliate per i poligoni o per le figure piane. La cosa interessante è che a volte mi va dato nello stesso libro, in due punti diversi, due formule diverse per calcolare la stessa cosa che erano incompatibili tra di loro. Appunto, l'interesse non viene posto sulla formula esatta, ma su dei metodi per calcolare dei valori, per farsi delle idee, eccetera, eccetera. All'interno dell'area Matia viene dato come valore di pi greco 3,1416, di nuovo il valore fondamentalmente di Tolomeo, e cosa molto interessante, vengono studiate le progressioni aritmetiche e geometriche. L'interesse per gli indiani in realtà è molto di più sull'aritmetica che sulla geometria. Per far vedere com'è che vengono date proprietà sulle progressioni aritmetiche e geometriche, faccio questo esempio, che è una proprietà alquanto curiosa. Ovviamente qua c'è una formula, quello che era varie righe di testo in cui spiegavano cosa fare. E le varie regole che vengono date sono delle regole senza appunto delle dimostrazioni, del come ricavare alcune cose sulle successioni aritmetiche o successioni geometriche conoscendo alcune cose. Ad esempio, se si sa il primo termine, la differenza comune R e la somma dei termini S di una progressione aritmetica, quindi la progressione aritmetica A, A più R, A più 2R, A per più 3R, eccetera, eccetera, si sa che la somma dei termini S determinare il numero di termini. Ovviamente è una cosa che si può fare, a me la cosa più ovvia che verrebbe è cercare di ricavarmela la formula, cioè mi scrivo qual è la somma e poi ricavo fino a dove devo sommare inversamente, e viene data direttamente la regola, che recita così: prendi 8 volte la somma per la differenza comune, a questi aggiungi il quadrato di 2 volte il primo termine meno la differenza comune. Poi estrai la radice quadrata, sottrai 2 volte il primo termine e dividi per la differenza comune. Aggiungi 1, poi dividi per 2. Questo è il numero di termini. Io l'ho provata per un po' di successioni, funziona. Quindi sembrerebbe che funzioni davvero. Il come venga in mente questa cosa non mi è affatto chiaro. Immagino che se uno ci si mette e si scrive la forma per la somma dei termini, eccetera, eccetera, poi maneggia un po' le cose, riesce ad arrivare a un'espressione di questo tipo.
Sicuramente comunque c'era un'intuizione abbastanza buona, però non dobbiamo mai scordare che queste cose sono mescolate a delle cose giuste, ad altre completamente sbagliate. Appunto, non c'era il rigore di dimostrare davvero i risultati e quindi questo è quello che succede. Altra cosa per cui sono importantissimi, la matematica indiana, che ha dato la svolta soprattutto dal punto di vista computazionale della matematica, che quindi in realtà ha permesso anche tanti altri sviluppi, perché la geometria analitica, se non abbiamo un modo curvo per utilizzare i numeri, per scrivere i numeri, ben difficilmente riusciamo a svilupparla. Abbiamo visto appunto che i greci per vari motivi hanno avuto difficoltà, uno dei motivi era una carenza di curve che si avevano a disposizione. La carenza di curve che avevano a disposizione era dovuta anche al fatto del non avere dei sistemi numerici buoni, perché quindi se tutto quello che si applica sulla numerazione si basa sulla geometria, tutte le costruzioni devono essere costruzioni geometriche e quindi ho molta più rigidità e riesco a costruire molte meno cose. Bene. La notazione posizionale nasce abbastanza in fretta in India e un vescovo siriano a un certo punto, quando in Siria viene fondata una scuola greca, si risente alquanto che quelli che hanno fondato la scuola greca pensano che gli unici che sappiano ragionare siano i greci, e allora parla delle sottili scoperte astronomiche degli indiani e del fatto che effettuano calcoli per mezzo di 9 segni, che sono appunto le 9 cifre. Ci sono queste 9 cifre, poi a un certo punto le 9 cifre si modificano come forma e viene aggiunto lo zero, e da queste arrivano la scrittura più moderna in sanscrito, la scrittura arabica, o meglio le due scritture arabiche diverse, vengono importate in Occidente e poi appunto iniziano ad assumere una forma decisamente più riconoscibile. Comunque il concetto è quello. C'erano 9 simboli, 9 segni, e a un certo punto compare lo zero. La prima comparsa dello zero, si dice, viene accertata nell'876. Nell'876 compare lo zero. E hanno detto, beh, lo zero in realtà era già comparso nei babilonesi, ma la vera differenza qua è che lo zero è una cifra come tutte le altre, può comparire in qualunque posizione e questo dà davvero la nascita del sistema di calcolo posizionale. Il concetto dello zero è sicuramente la più importante eredità dall'antica cultura indù al mondo moderno, come dice Paperone. La cosa molto curiosa è che lo zero è una scoperta che è stata effettuata indipendentemente dagli Hindu e dai Maya. Dall'altra parte del mondo, sicuramente senza nessun contatto, ora è vero, gli Hindu possono aver importato dai babilonesi il concetto di come contare in maniera posizionale, la scrittura posizionale, possono aver importato anche il concetto dello zero. In realtà, i concetti su cui si basa la scrittura posizionale e lo zero, la scrittura attuale dei numeri, c'erano già tutti sul tavolo, semplicemente gli indù li hanno messi tutti assieme. Hanno usato la scrittura posizionale, hanno usato un numero finito di simboli, hanno usato anche un simbolo per lo zero, hanno trattato lo zero come un simbolo come tutti gli altri, fine. Gli ingredienti c'erano tutti, li hanno messi assieme e hanno messo a posto la cosa, ma la stessa cosa è stata scoperta indipendentemente, questo siamo sicuri, indipendentemente dai Maya nello Yucatan. Nello Yucatan veniva usato un sistema di conto che di nuovo in un certo senso è simile a quello babilonese e a quello cinese. Quello babilonese era basato su una base 60, ma aveva una base ausiliaria 10 per scrivere i simboli. Quello cinese è basato su una base 10, ma una base ausiliaria 5 per scrivere i simboli, e quello Maya ha una base 20, ma ha una base ausiliaria 5 per scrivere i numeri. Qua è appunto il primo sistema in cui non sono le lineette ad indicare uno, ma sono i puntini. Quindi i puntini indicano un'unità, una barretta indica 5 unità.
quindi i numeri si trovano 1, 4, 5, 11 sono due barrette, un puntino, 19, 3 barrette e 4 puntini. E c'è un simbolo per lo 0 che è un occhio stilizzato, e semplicemente giustapponendo uno sopra l'altro questi simboli si ha un sistema posizionale in cui si conta in base 20. Si conta quasi in base 20, in realtà. Questa secondo me è una cosa molto particolare dei Maya, è anche molto furba da un certo punto di vista, molto scomoda da altri punti di vista, però molto furba per gli effetti che volevano, ovvero tutte le volte che salgo di una posizione moltiplico per 20 il valore, tranne in un caso. Quando salgo dalla seconda alla terza posizione moltiplico per 18. Cioè ventine ce ne sono soltanto 18. 18 ventine vengono indicate passando alla posizione successiva, 100. Perché motivo? Perché 18 per 20 fa 360. E in un anno, come tutti si erano accorti molto rapidamente, ci sono circa 360 giorni. Il calendario Maya è basato proprio su questa cosa. Il calendario Maya è costituito da 18 mesi di 20 giorni, quindi ecco che questi sono i giorni, questo è il mese, fondamentalmente, quindi questi sono gli anni. 18 mesi da 20 giorni più 5 giorni festivi che non rientrano nel calendario ufficiale, che non fanno parte di quello che sono extra, che servono appunto per far tornare i 365 giorni di cui tutti si erano accorti. Quindi il sistema si basa su questa cosa. Base 20 ovviamente è una delle basi naturali possibili perché abbiamo 10 dita nelle mani, 10 dita nei piedi, base 5 appunto perché sotto base 5 perché abbiamo una mano, e questo aggiustamento di base 18 per le ventine, 18 ventine al massimo, perché così torna bene per i conti da giorni ad anni fondamentalmente. Ma esattamente lo stesso metodo Maya è uguale al metodo indiano. È leggermente più scomodo, ma questa cosa che appunto a un certo punto c'è un 18 anziché 20, quindi moltiplicare per 20 non è così facile come nel sistema indiano moltiplicare per 10 o in quello babilonese moltiplicare per 60. Qua c'è questa piccola difficoltà extra che quindi lo rende meno efficiente per i conti. Ma alla fine lo zero e il sistema posizionale è stato inventato indipendentemente in due posti diversi, senza sicuramente nessuna interazione tra di loro. Con questi strumenti, ovviamente, le tavole trigonometriche indiane diventano molto molto efficienti e molto buone. Perché motivo? Perché se abbiamo lo zero e il sistema posizionale che ci permette di fare i conti molto buoni, e abbiamo anche dato grande importanza alla trigonometria, ovviamente le tavole trigonometriche vengono buone. Quello che viene fatto nei Siddhanta e nella Rigyatiya è dividere di nuovo, non prendiamo la circonferenza di raggio 1, ma fissiamo certi valori. Il valore che viene fissato è un valore di un raggio di 3438, che sembra un valore alquanto strano, ma in realtà è comodo perché così la circonferenza viene di 21600. 21600, come immagino sappiate a occhio, è 60 volte 360. Quindi cosa vuol dire? Con il linguaggio dei greci abbiamo suddiviso il cerchio in 360 gradi e poi ogni grado in 60 minuti. Quindi l'unità di misura che abbiamo preso qua è semplicemente il minuto di grado. Sono 21600 minuti di grado, è diviso l'angolo giro, la stessa unità di misura mi dà che il raggio deve essere 3438. In effetti, se divido 21600 per 2 per 3438, otteniamo che pi greco è il nostro 3,14136. Viene un po' diverso da quello a cui siamo abituati, comunque è un valore di pi greco estremamente, estremamente buono, cioè dovrebbe essere 159 lì, quindi è un valore estremamente accurato. Quello che viene fatto è una tabella del seno simile a quella che fa Tolomeo, però Tolomeo divide l'angolo da 0
a 90 gradi, in realtà lui da 0 a 180 perché considera le corde in angoli da mezzo grado, quindi in realtà sono angoli da un quarto di grado, quindi divide da 0 a 90 in 360 parti, fa una cosa molto precisa. Invece in India lo dividono semplicemente per 24 valori diversi del seno, tabulati da 0 a 90 per intervalli di 3 gradi e 45 minuti, ovvero 225 minuti, che è l'unità che abbiamo detto che abbiamo preso lì. Qua partono in modo diverso rispetto a come fa Tolomeo. Tolomeo calcola le cose esattamente per certi poligoni per cui si sa esattamente quanto sono e poi con le sue formule riesce a trovare degli angoli sempre più piccoli e poi fa un'interpolazione per trovare esattamente il valore di un grado e poi di nuovo di mezzo ottiene quello di mezzo grado. Qua invece viene fatta una cosa diversa, viene fatta l'osservazione che alla fine se l'angolo è piccolo, il seno e il valore dell'angolo sono circa la stessa cosa. Okay? Viene utilizzato il fatto che sen x su x tende a 1 quando x tende a 0. Okay? E quindi semplicemente per 3 gradi e 45 minuti viene preso come valore della mezza corda esattamente quello dell'arco, 225. E poi a quel punto si usa una formula ricorsiva che si può dimostrare esattamente nel modo in cui sono dimostrate le formule di Tolomeo fondamentalmente, e in questo modo, che è scritta in maniera un po' curiosa, è di nuovo una cosa che assomiglia alle idee che abbiamo visto prima del come ricavare in una progressione aritmetica, dati le somme, eccetera, eccetera. Se abbiamo S maiuscolo con n, la somma dei primi n segni, S piccolo con n, l'ennesimo seno, dove S con 1 è il seno di 3,75, S con 2 è il seno di 7,5, S con n è il seno di n per 3,75. Allora, quello che vale è che il seno n più un esimo è dato dalla somma del seno ennesimo più il seno del primo, e poi ovviamente sbagliamo, stiamo abbondando un pochettino a sommarli. E di quanto sbagliamo? Sbagliamo della somma di tutti i primi n diviso il primo. In questo modo si calcolano i risultati. Si calcolano i vari risultati, quindi seno di 7 gradi e mezzo è 449, di 11 gradi e 15 è 671, di 15 gradi 890, fino ad arrivare a seno di 90 che viene esattamente 3438, che è quello che deve venire. Quindi in realtà la cosa non è malvagia per niente. Se uno prende questi valori, li divide per 3438, che è quello che deve fare, e confronta con le tavole trigonometriche moderne, vede che erano decisamente precisi, ok? Quindi in realtà anche qua si ottiene una precisione decisamente elevata. Oltre alle tavole del seno, ovviamente c'erano tavole di varie altre funzioni trigonometriche, sia quelle che conosciamo noi, sia altre ricavate, eccetera, eccetera, con un'ottima precisione. Abbiamo detto che uno dei punti fondamentali dell'innovazione indiana è stato il fatto che la notazione posizionale permette di fare i calcoli più facilmente. E in effetti due metodi di moltiplicazione e di divisione non sappiamo in realtà da dove originano, ma molto probabilmente a noi sono arrivati dagli arabi, molto probabilmente sono arrivati dagli arabi. Sono arrivati a noi tramite gli arabi, ma in realtà la fonte originaria sono gli indiani, molto probabilmente. La moltiplicazione a gelosia, chiamata così perché queste persiane con le tapparelle in realtà si chiamano gelosia, o a reticolo, a riquadro, hanno un sacco di nomi diversi, moltiplicazione musulmana anche perché appunto arriva dagli arabi o moltiplicazione araba. Funziona in una maniera molto molto semplice. Semplicemente dobbiamo moltiplicare due numeri, ad esempio 318 per 23. Cosa facciamo? In questo schema faccio semplicemente tutte le moltiplicazioni. 8 per 2 fa 16 e lo scrivo in questo modo, scrivendo le decine nel triangolo superiore e le unità nel triangolo in basso. 8 per 3 fa 24, 1 per 2 fa 0,2, 3 per 2 fa 0,6 e così via. E riempio così.
questo punto, che cosa è successo? Ho automaticamente il mio schema diviso in vari settori che si uniscono automaticamente insieme per come è costruito, e qua mi dà la risposta, sommando 4, 6 più 2 più 3 fa 11, 1, e riporto 1, 1 più 1, 2, 4, 13, 3, riporto 1, 1 più 0 più 6 più 0, 7, facciamo 0, la risposta è 7.314. È esattamente il metodo che usiamo noi per moltiplicare, però è più semplice per che motivo? Perché non faccio mai report. Ogni singola operazione elementare scrivo il risultato. Quindi, una volta che so le tabelline, anzi, le tabelline arabe vengono di solito, o indiane, vengono di solito scritte proprio in questo modo, cioè il 2 per 8 è una casella divisa proprio così. Scrivo le mie tabelline, le metto e poi quello che devo fare sono delle somme, partendo dalla cifra dalla prima, l'unità, e andando avanti e ricordandomi solo i riporti ogni volta che lo faccio, anziché fare i riporti a mente tutte le volte mentre sto scrivendo la cosa. Quindi questo è un metodo che decisamente comporta meno errori. Ok? Per le divisioni invece il metodo è molto curioso, sembra molto strano, poi dopo nel video vi metto il video di me che faccio quella divisione anziché l'immagine statica. E si chiama divisione a galera perché abbiamo appunto quando viene scritto il tutto, la forma sembra una nave di un qualche tipo, ovviamente nei libri antichi veniva tutta abbellita con poi dei disegni attorno, le bandiere e tutto. Però cosa viene fatto? In realtà è esattamente il metodo, come anche la moltiplicazione a gelosia è esattamente il metodo di moltiplicazione che usiamo noi oggi, che sono efficienti perché abbiamo questo metodo di notazione posizionale, è di nuovo la stessa cosa però scritta in maniera diversa. Scritta in maniera diversa di nuovo in un modo che è un po' più efficiente perché evita di fare cose non necessarie. In quella di prima abbiamo evitato di fare i riporti, perché li facciamo solo alla fine quando sommiamo, e qua evitiamo di trasportare i numeri in giro. Cosa facciamo? Vogliamo fare 54.732 diviso 237. Allora mi scrivo 237 novato, una bella bara, il mio numero che voglio dividere 54.732, un'altra barra, e di qua scriverò poi il risultato. Come prima cosa guardo 547, 237 ci sta due volte, scrivo 2 e moltiplico, e scrivo sotto il numero, 2 per 237 è 474. E poi faccio le differenze, 7 meno 4 fa 3, lo scrivo sopra, cancello il 7 e scrivo il 3. 4 meno 7 non posso perché non ho un in prestito, 14 meno 7 è 7 e cancello il 4. 5, che è diventato 4 perché è stato 1 meno 4, fa 0 e scrivo 0. A questo punto cos'è? Ho già scritto il nuovo numero, il mio nuovo numero è 7332. E quindi ora 7332, 733 sta 3 volte in 237. Quindi scrivo 3 e moltiplico. 237 per 3 fa 741. Mi scrivo sotto 741, 3 meno 1, cancello man mano che faccio le differenze. Viene 2, 3 meno 1 viene 2, 7 meno 7, come sono dimenticato di cancellare 7, viene 0 e quindi qua compaiono 0. A questo punto mi resta 222 che è più piccolo di 237, quindi vuol dire che ci sta 0 volte ed ecco che ho finito la mia divisione. Quindi abbiamo che il risultato è 230 più 222 su 237. Piccola nota didattica, preferite evitare di scrivere come si fa di solito all'elementare 230 con il resto di 222, perché scritto 230 con il resto di 222 non fa un torto al simbolo di uguaglianza. Un torto al simbolo di uguaglianza in che senso? Che numero è? Facciamo un numero più piccolo. 4 con il resto di 3. Boh, 4 con il resto di 3 è il risultato che ottengo facendo 23 diviso 5, ma è anche il risultato che ottengo facendo 43 diviso 10, dando entrambi 4 con il resto di 3. E però
43 diviso 10 e 23 diviso 5 non sono lo stesso numero. Quindi se scrivo 4 resto 3, in realtà non so che numero è. Potrei dire 4 resto 3 di due numeri che sono diversi. Se invece tengo la scrittura mantenendo la frazione, a questo punto non ci sono problemi. Nei due esempi erano 4 più 3 quinti e 4 più 3 decimi, che sono evidentemente due numeri diversi. Non ho problemi a identificarli come cose diverse. E quindi questo metodo qua semplicemente è il nostro metodo classico, però che evita di riportare, di segnare numeri più volte, eccetera. L'idea di base degli algoritmi dovrebbe essere che tutte le volte che faccio qualcosa rischio di fare un errore. Quindi meno cose faccio, meno è probabile fare errori. Quindi questo metodo è particolarmente efficiente perché non serve fare nulla. E effettivamente in che posizione verticalmente un numero non conta assolutamente nulla, conta solo la sua posizione orizzontale per sapere quello che sta succedendo. Ovviamente con questo metodo posso fare anche con dei numeri molto lunghi, non è particolarmente complicato, e a seconda dei numeri che ci sono e di quello che succede si vede che si ha una forma di questo tipo, anche una forma con più guglie diverse, sparpagliate, e viene effettivamente anche molto artistico il risultato, cosa su cui sicuramente gli indiani investivano molto. Vediamo ora un altro matematico, Brahmagupta, che è vissuto fondamentalmente nel VII secolo d.C., ha scritto il Brahma Sputta Siddhanta, cioè appunto uno dei Siddhanta, in cui afferma che 0 diviso 0 fa 0 studia varie cose, tra cui ottiene una generalizzazione della formula di Erone, ovvero la radice quadrata di semiperimetro meno A per semiperimetro meno B per semiperimetro meno C per semiperimetro meno D è l'area del quadrilatero, che è esatto se il quadrilatero è ciclico, cioè se è iscritto in una circonferenza, mentre palesemente non è vero se il quadrilatero non è iscritto in una circonferenza, un quadrilatero generico non è così. E basta rendersene conto, ed è una cosa di cui si è accorto un matematico indiano più tardi, Bhaskara, che a differenza dei triangoli che sono rigidi, se ho i tre lati ho fissato il triangolo e quindi posso avere una formula che mi dà l'area dati i lati dei triangoli, se ho un quadrilatero non è rigido, posso prendere un quadrato, lo deformo in un rombo qualsiasi e i lati sono sempre gli stessi, quindi questa formula mi dà sempre lo stesso numero, ma l'area la posso rendere piccola quanto voglio, quindi questa formula non può essere esatta. Cosa interessante è che se il quadrilatero è ciclico effettivamente vale la formula, e la formula non va aggiustata di molto, bisogna aggiungere la moltiplicazione per un coseno della media di due angoli opposti. La media di due angoli opposti in un quadrilatero ciclico è 90 gradi e quindi questo mette a posto il tutto in quel caso. Bene, poi un'altra cosa che si trova in questo libro è la formula dei seni in un triangolo, lo possiamo iscrivere in una circonferenza, e il raggio della circonferenza è fondamentalmente, o meglio, il diametro della circonferenza è la lunghezza di un lato diviso il seno dell'angolo opposto. E all'interno del libro vengono trovate delle terme pitagoriche che fondamentalmente sono un altro modo per rigirare sempre la solita terna pitagorica che conoscevano già i babilonesi, conoscevano i greci, tutte con formule diverse ma che alla fine vogliono dire sempre la stessa cosa. Brahmagupta però è soprattutto importante perché svolge le equazioni Diophantee, ma è interessato, a differenza di Diofanto, a scoprire esattamente quante sono le soluzioni. Non si accontenta come Diofanto di trovare una soluzione, ma vede le cose in maniera più decisa. Dice che una equazione Diofantea x uguale a per n più b per m ha soluzione se e soltanto se x, il valore che viene dato dalla somma, è un multiplo
del massimo comune divisore tra i bit, che sono i numeri fissati. E inoltre dice che se il massimo comune divisore è 1, allora la soluzione generale è semplicemente data da una soluzione particolare, n uguale a p, m uguale a q, a cui ad 1 si aggiunge m volte b, l'altro coefficiente, e all'altra si toglie m volte a. Così che facendo la moltiplicazione abbiamo la soluzione più mba meno mab, che ovviamente se ne va. E quindi dà anche un metodo generale per risolvere la cosa nel caso il massimo comune divisore sia 1, ovviamente dopo aver trovato una soluzione. Sicura anche di risolvere delle equazioni che chiamiamo equazioni di Pell, anche se appunto già di Ofanto, in realtà anche già Archimede alcune le aveva trattate, x al quadrato uguale 1 più p per y al quadrato, in particolare ne risolve una con p uguale 61, che ha delle soluzioni che sono dei numeri veramente enormi, quindi vuol dire che aveva un modo per trovarle davvero efficiente. Verso la fine del Medioevo, Bhaskara, vissuto nel XII secolo, scrive vari trattati di vario tipo e sono sempre dei trattati in cui si tratta un po' di algebra geometrica, un po' di problemi di teoria dei numeri e tutti gli argomenti classici che piacevano agli indiani. All'interno del Lilavati c'è detto il fatto che A diviso 0 viene una quantità infinita, quindi sembra che ci sia una chiarezza riguardo a questa cosa, ma peccato che poi dopo inizi a giocare con l'infinito in una maniera che sappiamo che non va bene, dichiarando che A diviso 0 per 0 fa di nuovo A. Quindi ovviamente quindi tutte queste quantità infinite nella sua testa erano quantità infinite diverse tra di loro, quindi ovviamente non c'era una chiarezza di questa cosa. Come valore di pi greco usa 3927 diviso 1250 e all'interno di questi trattati si trovano vari problemi, tra cui il problema della canna spezzata che avevamo visto già nei testi cinesi con altri dati, ma è fondamentalmente lo stesso problema. E un altro problema, sempre espresso in termini molto folcloristici, ovvero c'è un gufo appollaiato in cima a un palo che ha una certa altezza, c'è un serpente che ha la tana sotto il palo ed è a una certa distanza dal palo, che è il triplo dell'altezza del palo, il serpente inizia a dirigersi verso la tana, il gufo inizia ad andare verso il serpente, a un certo punto il gufo raggiunge il serpente quando hanno percorso esattamente la stessa strada. La domanda è in che punto si incontrano, eccetera, eccetera. Una piccola notazione sul titolo del testo Lilavati: il testo è dedicato alla figlia di Bhaskara, che anche lei era una matematica e astronoma. Per ricompensarla di una perdita che ha avuto, dice la leggenda, perché Lilavati si voleva sposare, allora il padre, che era come sempre un po' di tutto, era anche astrologo, aveva scrutato gli astri, aveva visto qual era il giorno propizio, l'ora propizia, riempie una clessidra d'acqua per calcolare il momento esatto del matrimonio, che se non si fosse svolto esattamente in quel momento sarebbe stata una sciagura, e però al momento del matrimonio cade una perla da un orecchino di Lilavati che ostruisce la clessidra, l'acqua scorre più lentamente, passa il giorno propizio, si sposano nel giorno dopo e dopo qualche tempo il marito muore lasciandola disperata e il padre, per consolarla, le dedica il suo trattato. Questo dice la leggenda, che appunto mescola un po' di cose. Bene, questo per la matematica indiana. La matematica indiana fondamentalmente abbiamo visto quindi che è molto importante per il sistema posizionale e per la nascita del moderno della notazione della trigonometria, ma ha avuto soprattutto un interesse molto molto ampio
verso la teoria dei numeri, le intuizioni, e non ha avuto tantissimo rigore logico. È una figura che sicuramente è degna di essere nominata, il matematico moderno in realtà, Srinivasa Ramanujan, a cui hanno dedicato il film L'uomo che ride l'infinito, c'è anche un fumetto di Martin Mister, tra l'altro sceneggiato da un matematico, da Marco Abate, che è un geometra di Pisa, ed è sicuramente uno che merita un film perché è una figura veramente romantica, un ragazzino indiano che vive in un sobborgo abbandonato, che non ha nessuna istruzione, ma da solo riesce a crearsi da solo della matematica, dice di avere delle visite di notte da una dea indù che gli suggerisce, gli sussurra all'orecchio le sue formule e lui le scrive soltanto. E nei suoi quaderni, che ancora oggi si stanno traducendo in linguaggio matematico attuale, sono trovate tantissime cose interessanti. Ed è esattamente, ovviamente questo è un caso particolare, perché uno che non ha avuto nessuna istruzione matematica, ma è esattamente un emblema di come funzionava la matematica indiana. All'interno di quei quaderni ci sono tantissimi risultati molto profondi, giusti, senza nessuna spiegazione, semplicemente sono così, e ci sono altre cose che invece sono delle cantonate pazzesche. Ramanujan a un certo punto scrive a vari matematici delle università occidentali, fino a che Ali riceve le sue cose e si accorge che c'è davvero del potenziale lì dentro, lo invita da lui in Inghilterra e inizierà a lavorare con quindi Ramanujan con Arni e Littlewood su questioni di teoria dei numeri, però appunto si ammalerà e morirà di tisi veramente molto giovane, prima di raggiungere i 40 anni, in realtà 33 anni muore. Però rimane una figura davvero iconica, e Arni dirà che il matematico più geniale con cui abbia mai lavorato, perché aveva delle intuizioni veramente fantastiche. Nota appunto la storia secondo cui, una volta che era ricoverato in ospedale, Arni va a trovare Ramanujan e gli dice, per iniziare a chiacchierare, oggi sono venuto e il taxi che mi ha portato aveva davvero un numero insulso, era il 1729. E Ramanujan gli dice, ma come un numero insulso? 1729 è il più piccolo numero positivo che può essere espresso in due modi diversi come somma di due cubi. E in effetti, di due cubi positivi, in effetti si scrive come 1 al cubo più 12 al cubo e anche come 9 al cubo più 10 al cubo, e non ce ne sono di più piccoli che possono essere fatti in questo modo. Questo dà l'idea di qual era la profondità con cui lui conosceva i numeri, aveva proprio un'idea molto chiara di cosa fossero. Ed è in un certo senso significativo della tipologia della matematica indiana, che ha avuto delle intuizioni davvero molto profonde, però non era particolarmente interessata alla dimostrazione delle intuizioni che aveva. Bene, dopo questa carrellata sulla matematica orientale, che ha delle impostazioni diverse da quella a cui siamo stati abituati con i greci, vediamo invece il punto di contatto tra queste due civiltà, che è il mondo arabo, che mette assieme i risultati dei greci, il rigore dei greci, con le intuizioni e le innovazioni fatte nel mondo indiano, e riesce a portare avanti e soprattutto a conservare la matematica nei secoli bui dell'Europa.